Siamo tutti. Eccoci all'ospedale San Bartolomeo di Sanzana. E tu hai sbagliato il traffico, non che si entrava di là. Hanno dichiarato che mancavano poco più di 1 milione di euro al completamento, poi... Però l'hanno bloccato perché pratica con la nuova dirigenza l'hanno bloccato. Sul Project Financing non sono mai stato d'accordo, soprattutto su questa struttura. Gli operatori sono eccellenti. Ma è la perdita del tempo di tutti i servizi. Faccio esempio, la radiologia. Hanno mandato via il primario, dicendo che ci vuole solo primario. Ma cosa succede? Che quello che hanno deciso di mandare via è ha costruito dei radiologi che avevano fatto delle competenze. Questi qui sono di Genova, l'hanno seguito. E uno dei fiori all'occhiello, che era quello della senologia, è praticamente oggi è stata smantellata. Per esempio adesso se ne vanno via 3 portapedici. Da Sanzana, perché hanno vinto concorsi in Toscana. Questa ASL purtroppo non è più appetibile, ma questa è la modalità che è successa in quasi tutte le situazioni in questi mesi. Vai. Siamo nell'ospedale di Sanzana, un perfetto esempio della sanità secondo Toti, della Sanitoti. Vi diamo alcune pillole che non possono essere trascurate. Questo è il Day Hospital di Oncologia, reparto nuovo, perfettamente realizzato, costato 50.000 euro, però è chiuso. Abbiamo il reparto di Oncologia e Day Hospital che è costruito da anni, costato decine di migliaia di euro e chiuso, impacchettato. Abbiamo il reparto del Dognocchi, riabilitazione, coperto di polvere con macchinari inutilizzati e la piscina per la riabilitazione che non funziona. La giunta Toti non ha garantito la sicurezza e la salute ai liguri perché ha prediletto un modello privato che ha smantellato la sanità pubblica lasciando ai privati le prestazioni più remunerative e lasciando al pubblico di finire in una situazione di mancanza di mezzi e mancanza di uomini. Basta, assolutamente basta alla privatizzazione e all'abbandono della sanità pubblica, basta la vergogna degli spezzini e dei liguri che sono costretti ad andarsene nelle altre regioni per farsi curare. Bisogna garantire a tutti i cittadini le migliori cure possibili vicino a casa. Stiamo andando alla tenuta della Marinella, è un luogo che deve essere assolutamente recuperato. Dobbiamo installarci delle attività sia di agricoltura che di allevamento, ma anche di mantenimento del territorio. È una zona che va valorizzata soprattutto perché noi dobbiamo puntare sui parchi, perché i parchi sono tutela dell'ambiente, sono turismo e sono lavoro. Purtroppo nel corso di tutti questi anni nessuno, dico nessuno in senso lato, è riuscito a mettere ordine. Al di là del fatto che il concetto di ordine è un concetto complicato, a volte si fa ordine e si fa molto male, a volte si lascia un po' di disordine e non è male. Qui allora cos'è successo? Abbiamo un po' di disordine, quindi chi vince le prossime elezioni regionali sarebbe bello che mettesse ordine nel senso più ligio alla tutela dell'ambiente possibile. Questo è quello che noi vorremmo qui. Ecco, questa zona con questo parco che potrebbe diventare parco nazionale è il completamento di un sistema straordinario. Ecco, allora io vi dico, non parliamo di voti, non parliamo di alleanze, parliamo di parchi, parliamo di progetti, parliamo di questa occasione straordinaria che abbiamo. Il 21 settembre è possibile soltanto alla condizione che noi siamo tutti insieme e che davvero vediamo questo parco, davvero vediamo quello che potremo fare
tutti insieme e abbiamo la sensazione di poterlo toccare e realizzare. Non più un problema, non più una preoccupazione, ma un progetto e un sogno che si realizza. Grazie. Per cui qui lo dico e non lo nego, e il mio supporto ce l'avrà, perché mi fa pensare ancora di avere quella, come si può dire, quella luce nel futuro di una persona per bene e che sia lungimirante e che mantenga quello che dirà. Bellissimo, preziosissimo per la Liguria, in passato grandi motivi di preoccupazione per le operazioni immobiliari, adesso anche grande speranza per il futuro, per cercare di realizzare finalmente un parco nazionale. Questo meraviglioso spazio di territorio è stato salvato da una speculazione edilizia che si sarebbe potuta rivelare terribile, solo qui era prevista una darsena con 900 posti barca, la tenuta di Marinella sarebbe sostanzialmente stata cancellata, ma invece si è riusciti a mantenere il territorio intatto, però ora bisogna tenere alte le antenne perché il rischio che l'abbandono riapra le porte a una speculazione edilizia è altissimo e dobbiamo stare assolutamente attenti a che non succeda. Ho visto il candidato, mi sei piaciuto, ti conosco, leggo il fatto da sempre. Quello che volevo dire a Ferruccio, io do fiducia e soprattutto il fatto che io dal fatto che non volevo nemmeno votare, mi sono perfino, diciamo, stato chiesto, diciamola così, candidare, perché ho detto vabbè, è l'ultima chance, ma quello che voglio dire è l'ultima chance per me. Io lavoro nella sanità da 34 anni. Siamo incazzati veri. Cioè io ti do fiducia perché di Totti dobbiamo mandarlo via, perché io ho lavorato 3 mesi di Covid, marzo, aprile, maggio, tutti i giorni per l'igiene, fra l'altro non è nemmeno il mio servizio, ho lavorato 1° maggio, Pasquetta e tutto. Totti ci aveva promesso 2 lire, perché noi siamo dei poveri, sì, voglio dire. Ha premiato con 20.000 euro i suoi super dirigenti, quindi è una cosa vergognosa. Quindi la sanità è da potenziare. No, voglio soltanto finire. Sì, 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 sì. La sanità è al primo posto per la regione, scusate, lo sfogo doveva essere. Aspetta! Io ho parlato con diverse persone anche al Ministero dell'Ambiente a Roma, mi hanno detto guarda che se fate il parco adesso potete portare a casa 20 milioni di euro in un anno, e il fatto che non ci siate riusciti vuol dire che li avete persi. Ecco, io vorrei che chi non ha voluto il parco si rendesse conto di quello che ha già perduto, 20 milioni di euro in un anno. Adesso fare i parchi nazionali conviene per il lavoro, conviene per il turismo, conviene perfino per chi costruisce le case, perché potrebbe specializzarsi nella realizzazione del recupero dei borghi, di quelli della costa e di quelli dell'entroterra che stanno morendo.
quante varietà di umanità, di cultura, di pittura, di cucina, di architettura ci sono tra qua e La Spezia e il Monte Marcello, quanti colori che ci sono. Ecco, allora ben vengano i parchi, adesso finalmente ci possono garantire un futuro economico, possono garantire dei posti di lavoro, salviamo l'ambiente, ma attraverso i parchi salviamo anche noi stessi. Grazie.